Buonasera a tutti, sono Alessandro Calabrese, sono candidato al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle e vi ringrazio tutti che siete qui, siamo numerosi ed è bellissimo arrivare da lontano e vedere un gruppo di persone qui ad ascoltare il gazebo del Movimento 5 Stelle e quindi capire che c'è qualcosa di interessante, perché sì, perché le nostre proposte sono interessanti, perché il Movimento 5 Stelle interessa i cittadini. In effetti siamo qui, abbiamo il coraggio che non hanno altri di stare tra le persone, di stare tra la gente, tra le stesse persone, gli stessi cittadini che hanno contribuito a scrivere il nostro programma di amministrazione quinquennale. Quindi noi siamo a nostro agio quando siamo per strada, perché ci siamo tutto l'anno, tutti gli anni, prima, dopo e durante le elezioni. Non abbiamo nessun timore di nasconderci dopo o prima. E volevo dire una cosa, noi poco fa siamo stati a Via Caravaggio con il gruppo della 10ª Municipalità, perché siamo candidati anche a Fuorigrotta Bagnoli, e c'è stata una persona, vi voglio raccontare questo fatto curioso, perché poi riflette quella che è la situazione attuale della nostra città. C'era un nostro attivista, una bravissima persona, Giuseppe, che non è potuto venire, mi ha telefonato, disperato, ha detto: guarda Alessandro, io sto qua, sto attendendo il pullman da un'ora, ma a questo punto torno a casa. In realtà c'era addirittura l'infostop, questo servizio informatico alla fermata dell'autobus, che gli diceva che dopo 2 minuti sarebbe passato l'autobus. Lui speranzo lo ha atteso. A un certo punto ha rilanciato l'infostop, è arrivato a 14 minuti, cioè 2:14, è tornato indietro. Si vede che l'autobus ha cambiato strada oppure se ne è ritornato a casa, non lo so. L'hanno comprato e in effetti questa realtà l'ho trovata anche io con un'app bellissima che c'è per il telefono. E per esempio io da Fuorigrotta non mi posso muovere verso il centro storico se non con dei mezzi tipo la Cumana, che cade a pezzi quando passa, le metropolitane, la linea 6 è uno scempio, e questi sono fallimenti delle amministrazioni che ci hanno governato fino a mo'. Abbiamo le amministrazioni regionali che della Cumana se ne sono fregate, in effetti sta nella situazione in cui sta, ma non parliamo della linea 6, che è di competenza dell'ANM, quindi di competenza cittadina, dell'amministrazione comunale. La linea 6 non è mai partita fuori Fuorigrotta, abbiamo delle fermate della metropolitana, sì, che sono costate tanti soldi, sono costati degli investimenti che abbiamo visto poi che fine hanno fatto, ma non sono gli unici fallimenti, non sono gli unici fallimenti di questa amministrazione. De Magistris aveva promesso la raccolta differenziata al 70%, ma non c'è riuscito, ma non ci sarebbe mai riuscito con le sue proposte. Noi non abbiamo mai criticato De Magistris dal punto di vista dell'onestà, perché magari è anche una brava persona, ma ha fallito, la sua amministrazione ha fallito, si sono dimostrati incompetenti, non hanno saputo amministrare questa città a livello di una città. Parla di aver portato il turismo a Napoli, dobbiamo stare attenti, perché Napoli è una città e il turismo ce l'ha sempre avuto. E non sono 5 anni di amministrazione dei Magistris che hanno portato il turismo a Napoli, perché Napoli è una città bellissima e non lo è da 5 anni, ma è da 6. Insomma, noi siamo qua, noi abbiamo fatto delle bellissime proposte che vanno dal bilancio partecipato, che vedono la raccolta differenziata con incentivi a chi fa la raccolta differenziata, quindi praticamente premiare dei comportamenti virtuosi. Abbiamo delle proposte anche sul porta a porta, anche con mezzi non utilizzati. Infatti, guardi, noi ci sono zone di Napoli, dei quartieri un po' più periferici, che non hanno la raccolta differenziata perché non c'è la possibilità dei mezzi di raggiungere determinate zone. Noi ci stiamo occupando, sondaggiando anche con gli impiegati di Asia, quello che è la raccolta porta a porta anche in zone più difficili da raggiungere. Ma guardi, quello che sta dicendo sono proposte di cittadini che noi continueremo ad ascoltare, le continueremo ad ascoltare sempre, quindi non c'è cosa più bella di continuare a scrivere un percorso politico assieme. Insomma, signori, noi stiamo dando del materiale con il programma che è continuamente integrabile, quindi siamo qui sempre con i cittadini, come esordito, continuo chiudendo. La nostra presenza qui sul territorio è costante, siamo contenti di stare tra i cittadini perché noi siamo cittadini attivi, siamo cittadini del Movimento 5 Stelle e siamo dei cittadini che vogliono entrare nelle istituzioni, aprire il Consiglio Comunale, Palazzo San Giacomo come una scatoletta, come è stato fatto in Parlamento. Grazie.